grazie per questa occasione preziosa di intervenire in un momento nazionale di confronto da cui devono poi emergere delle proposte per una forza politica come il PD che ci rappresenta in questo momento a livello governativo e dà quindi possibilità di incidere concretamente, così come altre forze politiche, chiaramente, sul quadro normativo che va a disciplinare questa materia. Io ovviamente mi collego da un territorio che ha tantissimi problemi, ma in questa sede non voglio concentrarmi su questo aspetto, quanto piuttosto sulle questioni di respiro nazionale che sono state già affrontate nel corso di questo dibattito, ma che vorrei qui sintetizzare quelli che secondo me sono degli aspetti fondamentali su cui si può incidere fin da subito. Allora, il primo punto che vorrei sottolineare è quello, diciamo, della corrispondenza tra le funzioni attribuite e le risorse assegnate. Perché da quando nel 2001 ai comuni sono state trasferite le funzioni di gestione in materia di amministrazione del demanio e funzioni sulla gestione delle concessioni, dobbiamo dire che a questa assegnazione non è corrisposta un'adeguata, diciamo, un adeguato stanziamento di risorse. Questo ha comportato che quella funzione pubblica è stata completamente esautorata ed affidata al privato. Anche nell'opinione pubblica, se voi vi confrontate con ambienti che magari sono anche un po' diversi da quelli che masticano questo argomento da tanti anni e che si battono per le spiagge libere, vi renderete conto che nell'opinione pubblica regna quasi un senso di gratitudine nei confronti dei concessionari balneari che comunque tengono la spiaggia pulita e offrono dei servizi. Ora, il punto è proprio questo. Questa situazione si è verificata in quanto è venuto a mancare il contributo dello Stato e dell'ente pubblico nella gestione di quel bene. Allora, diciamo che per me resta una priorità l'attuazione di un principio che è costituzionale, che è quello della corrispondenza tra le funzioni assegnate e le risorse attribuite per la gestione di quella funzione. Quindi, se noi mettiamo i comuni costieri nella condizione di beneficiare di una quota di risorse destinate alla fruizione dei servizi minimi da parte dei cittadini sulle spiagge, che io individuo come, ci siamo detti un po' tutti in quest'ora, nei servizi di pulizia, di salvamento e nei servizi essenziali igienici su una spiaggia. Quindi il comune deve essere nella condizione di poter usufruire, di poter fornire ai propri cittadini questi servizi. Teniamo anche presente che gli oneri concessori, seppure esigui, che vengono in parte introitati dai comuni, oggi non sono vincolati. Cioè, il comune non è vincolato a utilizzare quella parte di oneri concessori che riceve per rendere servizi sulle spiagge libere ai cittadini. Quindi, primo punto, a mio parere, deve essere la codificazione di un principio certo per cui i comuni costieri, in base al fronte mare di competenza, devono poter usufruire di un certo quantitativo di risorse per offrire servizi essenziali ai cittadini sulla quota di spiagge libere di loro competenza. Questa è una delle prime proposte che mi sento di fare. La seconda riguarda invece la legge 145 del 2018. Noi abbiamo un'occasione preziosa che è quella della mappatura del territorio, che doveva avvenire entro 6 mesi. Beh, un'occasione fondamentale. Questa mappatura deve avvenire a ragion veduta. Sono decenni che si stratificano opere sulle nostre spiagge e noi in Campania, per chi ha letto il rapporto spiagge di Legambiente 2021 sa bene, Pozzuoli cosa vive, ma cosa vivono i territori meravigliosi della nostra Campania. Vi lascio riflettere su un punto. Dopo tanti anni la Campania ha approvato un preliminare di PUAD. Uno dei punti presupposti di quel preliminare è lo status quo, la salvaguardia dello status quo. Questo vi lascia capire quanto sia radicata la convinzione che nulla possa cambiare nello stato attuale di gestione delle spiagge, blindate in cancelli, cementi, cemento e opere non amovibili, che prima ancora che discutere se debbano essere, diciamo, incamerate o meno, dovremmo invece andare ad analizzare la legittimità, perché in questo quadro disordinato normativo quelle opere sono state autorizzate dai comuni molto spesso ai limiti
o anche fuori dai limiti delle norme paesaggistiche. Quindi, secondo punto su cui vorrei incentrare l'attenzione è proprio questo, cioè la mappatura deve essere fatta secondo precisi criteri, non deve essere lasciata a una semplice ricognizione dell'esistente. Bisogna andare a verificare la legittimità di quello che esiste secondo dei criteri che siano uguali per tutti i comuni costieri. Terzo punto, ma l'abbiamo già detto più volte, è quello della partecipazione delle associazioni. Questo è veramente un obiettivo che si potrebbe raggiungere domani mattina, cioè basterebbe pochissimo per stabilire che in ciascuna realtà locale o nazionale di cui si discute della materia concessoria e dell'utilizzo del demanio marittimo debbano essere coinvolti al pari delle associazioni rappresentative di categoria, dei balneari, le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste, le associazioni sportive, perché il mare in quanto tale è una risorsa di cui devono poter fruire tutte queste categorie in pari modo, anzi diciamo anche forse prima ancora dei servizi pubblici e dei cittadini e poi tutto il resto. Comunque non mi dilungo oltre perché immagino che comunque ci siano tante persone e tanti da dire ancora. Grazie mille.